La Croce Verde Torino si trova a Venaria da 40 anni, era l'11 maggio 1978, data in cui il Consiglio Direttivo delibera la creazione della nuova sezione. La decisione di aprire una sezione venariese venne presa dopo che un ragazzo perse la vita, in seguito ad un incidente stradale in Corso Garibaldi, per la mancanza di tempestivi soccorsi. Da qui alcuni venariesi si convinsero della necessità di un servizio di ambulanza nel proprio comune. Il primo gruppo di volontari era formato da circa una quarantina di elementi ed aveva la propria sede in locali appartenenti all'ASL in via Zanellato a Venaria. I primi turni di servizio inizialmente si svolgevano solo la notte e nei festivi. Attualmente la sezione si compone di circa 60 volontari. Ieri 18 maggio è stata allestita una mostra sulla Croce Verde che rimarrà fino alla partenza del Giro d'Italia. Da chi è stata allestita questa mostra? Questa è stata una mostra decisa e allestita dalla Croce Verde Torino, sezione di Venaria, in occasione appunto del nostro compimento dei 40 anni. Un volontario, un po' più capace di altri, si è preso carico della raccolta di fotografie e della scritta delle didascalie delle stesse, dividendola in grosse branche, come potete vedere qua dietro di me abbiamo i mezzi del soccorso, in altre zone della mostra c'è la formazione e ci sono i militi che hanno fatto nascere e fatto continuare la vita della nostra sezione. Da 40 anni la Croce Verde è sul territorio di Venaria. In 40 anni molte cose sono cambiate. Dall'inizio, quando si chiamava un numero qualsiasi per un'ambulanza, all'avvento del 118. Ora le figure si sono anche specializzate. I soccorritori della Croce Verde, come i volontari soccorritori di tutte le croci, devono superare un corso protocollato dalla Regione Piemonte 118 Emergenza, è un corso che dura 50 ore di lezioni pratiche e teoriche e 100 ore di tirocinio pratico protetto. Le ambulanze, anche il tipo di ambulanze di soccorso si è diversificato molto in 40 anni, dai primi volontari soccorritori, volontari e dipendenti, ha le più specializzate mezzi di soccorso avanzato, dove all'interno possiamo trovare sia sempre i soccorritori, ma con i sanitari, l'infermiere e il medico. In questi 40 anni numerosi sono stati i mezzi di soccorso utilizzati nella sezione di Venaria. Il primo veicolo adattato ad autoambulanza era un Fiat 850, sostituito nel giro di poco tempo, nei primi anni 80, da un 238. Attualmente l'autoparco ambulanze è costituito da Fiat Ducato di terza serie, di cui uno di recentissima immatricolazione, gennaio 2018. I volontari donano il loro tempo e quando vanno in soccorso vorrebbero fermare il tempo, che sembrano eterni. In quegli attimi sembra non passare mai e ancor di più per chi attende di essere soccorso. Il tempo si sgrana, come un rosario in una preghiera sotto le gomme dell'autoambulanza che corre per arrivare in tempo sull'arresto cardiaco, nel quale si compra tempo per donare altro tempo a chi sembra non averne più. I secondi vengono scanditi dalle comprensioni toraciche, dalla voce metallica del defibrillatore. Finito tutto si rientra alla base, stremati, magari contenti se l'intervento è riuscito. Il tempo donato dai volontari del 118 non è mai tempo perso. Dal tempo del volontario 118 di Giuseppe De Carolis.